Però potevo andare invece a cercare, come feci, tutti i luoghi che erano rimasti, come una specie di lavoro di scavo. Cioè, quindi era un film stranissimo, perché era un film ambientato negli anni 50, ma girato in realtà nella Napoli di quegli anni lì, solo che la macchina da presa ritagliava solo pezzi rimasti. Quindi proprio... E qualche tempo fa, con un amico scenografo di quel film, abbiamo fatto un gioco e abbiamo... E visto e capito che non è più possibile, non sarebbe più possibile rifare una sola inquadratura di quel film. Tutti i luoghi, tutti sono trasformati, tutti. Cioè quel film è come ormai inghiottito, diciamo, dalla trasformazione urbanistica e degli ambienti, di tutto. Allora, quindi si fece questo film così, c'era Carlo che lo interpretava, c'era Tony Servillo, era il primo film che avevamo insieme dentro Teatro Uniti, quindi c'era Antonio Neville da allora, che era uno dei tre di Teatro Uniti, che poi purtroppo è morto. E insomma, eravamo niente, gli attori vennero a fare questo film così, insomma, c'era un buon aiuto, che oggi ho visto questa sera che viene sarà per me. E così, quindi niente, il film si riuscì a realizzare in questo modo, e quindi con la libertà di cui io sentivo di aver bisogno, ecco, di fare il film come, anche dal punto di vista dei collaboratori, era direi il secondo lungometraggio di Luca Bigazzi come direttore della fotografia. Aveva fatto L'aria serena dell'Ovest di Silvio Soldini, ma se non sbaglio Il matematico era il suo secondo. E, ecco, anche allora per esempio era un tempo in cui i giovani registi si chiedevano, se tu facevi un film con un produttore, cioè avevi 30 anni nel tuo primo film, immediatamente tu avevi tutte le cariatidi del cinema italiano intorno a te, scenografo, direttore della fotografia, costumista, che stiamo parlando dei grandi maestri, figuriamoci. Però arriva anche un bel momento, non c'era sbagliare con le proprie mani, no? Cioè, perché se no, perché sapete, la questione del grande cinema italiano alle spalle, cultura in scapo, è differente, no? Che sei lì sempre con tutti quelli dietro, no? Fettini, cui umilmente stasera prendo questa realtà. Cioè, insomma, diventa una... Mentre invece è chiaro che i maestri devono essere per te una via, una strada, devono essere appunto una luce, non è che possono essere che ti accoppano. Questo però dice qualcosa non solo del cinema italiano, ma dice qualcosa in generale della società italiana e anche del modo in cui, per esempio, anche oggi si guarda. A me piace lavorare con giovani, film, come ho detto, come ho fatto, si vede in sanità, cioè trovo insopportabile questo modo di guardare i giovani che si tende ad avere in Italia, sempre accorpante, no? La generazione che non viene frega niente, che non è... c'è questa cosa che non è vera, semplicemente non è vera, semplicemente ogni persona è diversa l'una dall'altra, c'è un giovane fatto in un modo, uno fatto in un altro, cioè, e tutto questo senza considerare in che realtà si trovano oggi, cioè chi è giovane oggi, cioè noi avevamo molte più possibilità, avevamo un paese comunque più ricco, cioè i nostri genitori a noi ci hanno dato un paese migliore di quello che avevano preso loro. Io non lo so, i nostri figli, noi siamo un paese migliore, quindi tutta questa prosopopea, diciamo, adesso la trovo piuttosto sopportabile. E quindi comunque allora anche c'era questa cosa, come dire, e io invece appunto grazie a questa libertà di azione da indipendente, quindi chiamai Luca Bigazzi, era milanese, però faceva un cinema indipendente, come anche Silvio Soldini, no? Aveva fatto questo Jacopo Quarri, che poi dopo ha montato tutti i miei film, compreso questo, insieme a Natale Cristiani, questo non, sì, insomma, è favoloso, ma anche il prossimo. E, ecco, insomma, quindi ci trovammo e quindi nacque anche in qualche modo una generazione, c'erano tantissime persone che oggi sono protagonisti in vario modo del cinema italiano, la Maria Santella, non so, adesso non mi...